È accaduto qualcosa 3 anni fa che ha rovesciato tutto quello che ero abituata a credere di me. È stato un morire e rinascere istantaneo, un perdermi completamente in tutto ciò che avevo intorno e poi tornare. E quando sono tornata, quella di prima non c'era più. Ma ero ancora io. Come si fa a descrivere questa cosa? Non è facile. Normalmente tutti crediamo di essere chi non siamo. Noi diamo fede a un'idea di noi, che è un'idea limitata e limitante. Ma sotto e prima di questa idea c'è chi siamo veramente. E chi siamo veramente? Non può essere detto chi siamo veramente. Possiamo dire soltanto tutto quello che non siamo. Ma chi siamo veramente è così innominabile, così vasto, così grande, così inafferrabile, che non può essere detto, può solo essere sentito, sperimentato. Ecco che il ricordo di chi siamo è necessariamente un'esperienza. Un'esperienza che dura un istante infinito, un istante eterno, e da quel momento la vita, pur essendo la stessa di prima, è completamente diversa. È la stessa, ma non ha peso. Tutte le preoccupazioni, tutte le ansie che ricordi di aver avuto sono ricordi, che dopo quell'esperienza, la connessione con la tua vera identità, che è la stessa di tutti gli altri, è così forte che non ti inganna più l'io, l'idea dell'io che avevi. Il tuo nuovo io è un sé ed è un sé condiviso. È come un'anima collettiva che mantiene la propria singolarità, ma la lascia come galleggiare in un oceano vasto fatto di tutto e di tutti. Il mio è un messaggio di grande fiducia, di un'attesa certa per qualcosa che c'è già e nonostante che ci sia già, è atteso. Ognuno di noi aspetta di incontrarsi finalmente e questo incontro è qualcosa di diverso da tutto ciò che conosciamo, da tutto ciò che abbiamo conosciuto. È qualcosa che scardina completamente ogni concetto, ogni parola. Vi parlo di questo perché questo è ciò che voi credete di dover cercare in linea di massima, ma che invece vi sta cercando. E vi trova, perché la vita che siete sa come ritrovare se stessa. È esattamente ciò che ci accade istante per istante che è grazia in azione, che ci porta dove dobbiamo essere per ricordarci pienamente la nostra vera identità. Tutto il nostro potenziale, tutto il nostro potere.
che è un potere fatto di amore, fatto di apertura, fatto di accoglienza. È un potere senza concetti, è umiltà pura. Cos'è l'amore? Ciò che noi siamo è amore, e cos'è? L'amore è come una definizione indefinita. È indefinizione che gioca a definirsi in infiniti modi. È un vuoto in cui c'è tutto e il contrario di tutto. È ricordare di essere l'assoluto, invulnerabile, immortale. E mentre lo ricordi, ti giri indietro e ti metti in ginocchio. Per celebrare e rendere grazie a tutte le forme di te, anche le più involute, anche le meno evolute. È un unico abbraccio che include tutto. La dualità scompare nell'amore, perché l'amore che guarda la dualità non la trova più. L'amore annulla la dualità poiché la include in se stesso, come la luce annulla l'oscurità poiché se accendi una luce nel buio, il buio scompare. Scompare anche l'avversione all'ombra, l'avversione al male, perché l'amore che guarda l'ombra, l'amore che guarda il male, lo vede come un granello di polvere necessario a riconoscere il bene, a riconoscere il bene che abbraccia tutto, compreso il male. Amore è sentire e accettare la verità di ognuno, il sentire autentico di ognuno, vedere e accettare perfino la menzogna, l'insincerità, comportamenti che ritieni che possono ferire. L'amore li vede
li capisce, li considera tappe nel cammino di crescita. L'amore guarda sempre dall'arrivo. Come fai a guardare in modo preoccupato quando guardi sempre dall'arrivo? È come quando sai la fine di un film. Come fai a guardare preoccupato le scene in cui c'è suspense? Te le godi con superficialità, te le godi giocosamente, perché tu le guardi avendo già visto il finale. E il finale è sempre lieto, è un finale, è qualcosa che non si può spiegare razionalmente, perché la mente, se parla di finale, mette uno stop. Invece il finale di cui sto parlando io è un finale sempiterno, è un finale che si gode tutta l'evoluzione mentre che guarda. È la consapevolezza del finale che si fa piccola e si reincarna in tutti i suoi stadi.